Noi siamo dell'associazione Moveo, ci conoscete, non ci conoscete, siamo un'associazione giovanile che agisce sul territorio del comune di Forio. Presidente, magari anche non solo nel comune di Forio, su tutta l'isola, il nostro presidente Vito Barnaba che sta facendo le riprese. Siamo un'associazione giovanile, amiamo attivarci, amiamo fare le cose per il nostro paese, facciamo tante attività sul territorio e abbiamo pensato di organizzare per questa sera. Siccome i mezzi di informazione ai quali possiamo fare riferimento, specialmente qui a Panza, non sono tantissimi, allora abbiamo preferito organizzare una cosa alla vecchia maniera. Umberto, sai di cosa sto parlando? Un bel comizio di piazza. Sarebbe stato ancora più bello fare tre serate, di tre comizi come si facevano una volta, ma noi abbiamo pensato che in questo caso era più costruttivo fare una serata fatta in questo modo. I candidati li conoscete, sono tre: Francesco Del Deo, Vito Iacono e Domenico Savio. Il nostro moderatore, l'ingegner Angelo D'Abbundo, farà ai candidati 11 domande. I candidati avranno un tempo per rispondere, poi magari di questo questo ve lo spiegherà meglio Angelo D'Abbundo, appunto il moderatore. La cosa importante che vogliamo ricordare è che per la prima volta nel nostro comune ci sono delle cose nuove che riguardano le elezioni, appunto, perché abbiamo superato i 15.000 abitanti, per cui possiamo esprimere il nostro voto in tre modi diversi: uno, tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultima appoggiato; poi tracciando un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche le preferenze per i candidati alla carica di consigliere. I candidati alla carica di consigliere, questa è una novità credo assoluta, praticamente cosa succede? È possibile votare per la prima volta sia un uomo che una donna alla carica di consigliere, però nella stessa lista. Non è possibile votare un maschio di una lista e una donna di un'altra, o viceversa, non è possibile fare questo. Il voto disgiunto, lo ricordiamo, potete votare il consigliere da una parte e il candidato sindaco dall'altra, la doppia preferenza anche l'abbiamo detta, oppure potete anche tracciare un segno solo sul nome del sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o per le liste collegate. C'è anche quest'altra cosa. Noi come associazione, questa è la prima attività che facciamo dopo una certa data, per cui era un nostro socio, collaborava con noi, adesso non c'è più. Vogliamo mandare un applauso ad Angelo Polito, che se n'è andato circa una settimana fa. Poi nel corso dei mesi a venire gli dedicheremo qualche evento in maniera specifica. A questo punto direi che possono salire i protagonisti della nostra serata. Angelo si sta preparando, l'ingegnere D'Abbundo, anche se lui preferisce essere chiamato Angelo, io questa sera in veste ufficiale. Angelo, il tuo posto dovrebbe essere quello lì, eh? Grazie. Allora, facciamo salire anche i candidati. Adesso ti lascio il microfono in modo che puoi dire qualcosina tu prima di iniziare le domande. Ok. Allora ti lascio il microfono. Buonasera. Allora, buonasera a tutti i miei concittadini, vi ringrazio per la vostra presenza e la vostra partecipazione, perché credo che comunque sia molto importante partecipare a questo processo che non si deve
esaurire nel solo momento elettorale. E quindi ringrazio la Moveo non solo per questa, ma per tante altre iniziative che ha assunto proprio per favorire questa partecipazione democratica. A me tocca l'insolito ruolo di moderatore, che cercherò di onorare, e per rendere il più costruttivo, con l'aiuto dei tre candidati sindaci, il più costruttivo possibile questo confronto. E ci siamo organizzati proprio secondo un programma che vorremmo che fosse rispettato il più possibile, perché poi alla fine, sommando i tempi, è un programma che sfiora le 2 ore e mezza, se tutti stanno nei tempi. Quindi il discorso è che si inizia con i vari candidati, incominceremo da Francesco, poi Mimì ed infine Vito, perché è l'ordine di presentazione delle liste. Iniziamo con i vari candidati che presentano ognuno la propria coalizione, diciamo. Dopodiché ci sono 11 domande già formulate che abbiamo inviato a loro e che io riprenderò una per una. E qui per la risposta ognuno di loro avrà a disposizione 2 minuti. Dopodiché però, nel caso in cui dovesse sconfinare, prima che scadano i 2 minuti io metterò fuori un cartello dei 30 secondi, poi inviterò a chiudere, se non chiudono c'è il jolly è di 2 minuti, quindi al massimo lo sconfinamento è di 4, si può arrivare al massimo per una risposta a 4 minuti. Ovviamente i jolly sono limitati, per cui una volta che si sarà esaurito il tempo a disposizione, il candidato avrà meno tempo per poter rispondere alle altre domande. In ogni caso, alla fine speriamo di chiudere tutto nei tempi previsti, in modo tale da lasciare spazio anche a qualche domanda della stampa e a qualche domanda del pubblico. Chiuderemo con un saluto finale da parte di tutti i candidati. Grazie e do subito la parola a Francesco. Buonasera. Colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Panza, vi saluto tutti collegialmente, naturalmente siete tantissimi e vi conosco quasi tutti, insomma posso dire, perché poi le mie frequentazioni con Panza non si sono mai interrotte. E io in questa campagna elettorale non è stato un caso la mia candidatura, perché la mia candidatura è una candidatura che è venuta dal basso, è una candidatura che si è formata con tanti amici guardando la situazione del paese, guardando la situazione di Forio e di Panza, una situazione disastrosa che è sotto gli occhi di tutti. Si è detto praticamente quando da un anno a questa parte che si voleva fare un qualcosa per dare una spallata a questa amministrazione, anche perché la situazione economica del paese è precipitata in un modo veramente indicibile. È vero che esiste una crisi mondiale, una crisi europea, una crisi italiana, una crisi ischitana, isolana, ma non riusciamo a capire perché poi Forio soffre più di tutti quanti gli altri. Abbiamo iniziato dunque questo percorso insieme a tanti amici. E diciamo la maggior parte degli amici che sono nella nostra coalizione, abbiamo una media dei 30 anni e per la prima volta devo dire che a Panza Cristian Castaldi con Anna Maria Miragliolo, con Migliaccio Donatella e tanti altri sono riusciti veramente a mettere in piedi una lista di tanti giovani. Scherzando come Mido poco fa si diceva che io sono il vecchio, logicamente io direi che più che essere il vecchio, io sono l'antico, e l'antico è qualcosa che va preservato per quanto riguarda l'esperienza, per quanto riguarda quello che può essere anche affiancando queste nuove generazioni.
Naturalmente, con tutti questi giovani che mi hanno dato questo forte entusiasmo, io ho detto una sola cosa. Ho detto, guardate, io comincio questo percorso insieme a voi, oggi che ho 63 anni. Alla fine di questo mandato, se tutto va bene, avrò 68 anni. Ho detto, quindi poi passerò questo, il passaggio, la continuazione, la continuità di questo percorso sarà fatta dopo con voi. Io non vi abbandono, ma l'unica cosa che posso dire è che, dunque, che si potrà dire domani che questo percorso l'abbiamo iniziato insieme a Francesco Del Deo. Io sono stato fuori dalla politica attiva per alcuni anni, però non sono mai stato lontano dal territorio, lontano dai problemi della gente, lontano dai problemi di Forio. E infatti quello che si è visto in questi ultimi 20 anni, che purtroppo il territorio come le casse comunali, come le tasche dei foriani e quindi dei panzesi, logicamente abbiano subito una rapina dunque costante, una rapina dunque quotidiana, hanno grattato anche il fondo del barile. Quindi noi dobbiamo riappropriarci assolutamente della nostra economia, di quel poco che è rimasto, vedi il porto, vedi le strisce blu, fare un servizio sulla nettezza urbana che sia un servizio dunque efficiente, cercare di fare una politica per la scuola, una politica per l'occupazione dunque giovanile. In questi giorni arriverà nelle vostre case anche il programma che noi andiamo a, diciamo, a presentare. Naturalmente il programma che andiamo dunque a presentare è il programma di quello che intendiamo fare, ma noi sappiamo già che noi andremo ad affrontare un'emergenza, per cui saranno 5 anni ma veramente durissimi per come è, diciamo, è messo il comune di Forio. 5 anni dove non basterà il sindaco, non basteranno gli assessori, non basteranno i consiglieri comunali, ma tant'è vero che io nel primo consiglio comunale, fra maggioranza e minoranza, anzi io mi dispiace molto che in questa competizione dunque elettorale non c'è Franco Castagliolo con le sue 3 liste, perché Franco Castagliolo è una persona molto seria, una persona molto pragmatica, un generoso e una persona dunque con tante idee. Mi dispiace dunque veramente che sia stato escluso, perché Franco poteva essere una risorsa dunque per noi, come spero lo possa essere anche Mimì, diciamo Savio, lo possa essere anche dunque Vito Iacono, perché Forio oramai è un paese che ha bisogno di pacificazione, perché troppo male è stato fatto a questo paese, troppo male è stato fatto ai cittadini dunque di questo paese. Io spero nel primo consiglio comunale, se sarò sindaco, la mia prima dichiarazione sarà che la mia amministrazione è un'amministrazione aperta a tutte le forze presenti in consiglio dunque comunali, che in consiglio comunale che vogliono, diciamo, collaborare e lavorare nell'interesse del paese. Mimì è pensionato, quindi penso che abbia molto tempo da poter dedicare, diciamo, al nostro paese, quindi spero dunque veramente che si possa fare qualcosa di buono. Delle esperienze, un know-how, rapporti extraisolani ne abbiamo tanti, quindi dobbiamo cercare di mettere in campo tutte queste cose. Quando abbiamo iniziato questa che non è un'avventura, si diceva, vabbè, ma tanto Francesco Del Deo e lui e qualche altro, poi si aumentava il gruppo, Francesco Del Deo e lui, Cristian Castaldi e Michele Regine, dopo un po' Francesco Del Deo e lui, Cristian Castaldi, Michele Regine e Mario Savia, e poi mano a mano questo gruppo cresceva. Questo è un gruppo che è stato messo in piedi un anno fa, perché abbiamo tastato il polso dei foriani, della situazione dei foriani, e mi ricordo che non poco tempo fa stavamo qui a Panza, io e Michele Regine, che andammo a prendere un caffè al bar, quando uscimmo trovai un mio carissimo amico, una persona anziana con la quale ci siamo salutati e abbracciati, e si è rivolto a Michele e ha detto qua, finalmente avete fatto bene a fare questa cosa dunque insieme a Francesco, perché di questa situazione non se ne può più. Cioè quello che noi dunque vediamo, che nel nostro comune è stato tolto il sogno ai giovani, è stata tolta la speranza, e quando tu a un giovane gli hai tolto il sogno, gli hai tolto la speranza, purtroppo dunque gli hai tolto tutto. Le rapine che sono state fatte sono sotto gli occhi di tutti, basta guardare per le strisce blu. Le strisce blu praticamente, questa società che ha in concessione le strisce blu ha incassato 475.000 euro, per semplicità di conto facciamo 500.000 euro, danno al comune di Forio, nelle casse comunali entrano soltanto 80.000 euro,
Quindi sono handicappato perché sono cagaglie, datemi un po' di tempo in più, insomma. Quindi, allora, volevo, diciamo, essere veloce almeno su questo concetto del recupero delle risorse. E questa è, insomma, una cosa importante che possa servire tutti. Cioè, io dico questo, dico, come è possibile che 150.000 euro questi hanno di costi e si mettono in tasca 350.000 euro? 500.000 euro, 350 di utili, ma sono sempre 500, di cui il 90% sono dei cittadini del comune di Forio, il 5% dei cittadini dell'isola di Ischia che vengono a parcheggiare e il 5% dei turisti che vengono a parcheggiare. Se noi invece usiamo un altro mezzo e cominciamo a dire che è una tassa di scopo e facciamo pagare ad ogni cittadino 3 euro al mese, che sono praticamente 3 caffè al mese, sono 36 euro all'anno. 36 euro all'anno uno li paga dal 1 al 31 gennaio e mette la macchina dove vuole. A Forio ci stanno immatricolati circa 16.000 automezzi, fra motorini, auto, pulmini, macchine. Se andiamo a moltiplicare 36 euro per 16.000 abbiamo fatto 500.000 euro. Con 500.000 euro all'anno noi andiamo a sistemare una piazza all'anno, andiamo a sistemare una scuola all'anno. Questo è il recupero di quello che dobbiamo fare. Dobbiamo evitare che queste risorse vanno fuori e per di più, è completo, quando il cittadino verrà a pagare il suo contributo di scopo, Sulla ricevuta che avrà ci sarà scritto, per esempio, caro concittadino Umberto Maltese, quest'anno il tuo contributo di scopo verrà impiegato per sistemare il piazzale di Panza, l'anno successivo verrà impiegato per sistemare il piazzale di Citara, l'anno ancora per sistemare una scuola. Cioè, questa è una partecipazione attiva del cittadino per la pubblica amministrazione, cioè il cittadino si sente protagonista nell'amministrare il comune. Mo devo interrompere, ho finito. Cioè, io abbiamo strutturato un regolamento molto flessibile, però volevo solo avvertirti che già hai bruciato due jolly da due minuti, quindi no, questo toglierà tempo agli interventi successivi, oppure dovremo limitare il dibattito. Io non mi piace interrompere perché nodo la passione, però mi immagino che anche gli altri candidati abbiano le stesse cose. Quindi io per il momento chiuderei qui, se vuoi continuare iniziamo con un altro gioco. No, visto che per me è handicappato, non c'è questa possibilità, passo la parola. Bene, Mimì. Allora, diceva il candidato a sindaco Francesco Del Deo, io non sono il vecchio ma sono l'antico da preservare. Ci vuole una bella faccia tosta per fare un'affermazione del genere. Qual è l'antico che ci propone di preservare? La cultura politica ideale, qualora ve ne fossero, la cultura partitica di Francesco Del Deo e di tutti quelli che compongono le liste della sua aggregazione, sono quelli che hanno dissanguato i popoli europei, sono quelli che hanno dissanguato il popolo italiano nelle condizioni disastrose in cui siamo costretti a vivere oggi: il dramma della disoccupazione, la miseria, i poveri che si impiccano perché non hanno di che mangiare, di che vivere. La cultura politica di Francesco Del Deo è quella che da 60 anni governa in Italia, prima con l'ex Democrazia Cristiana, poi il centro, il centrodestra. Nella coalizione di Francesco Del Deo c'è il peggiore del vecchio che ha governato questo paese, riducendolo nelle condizioni attuali di abbandono, di trascuratezza, di clientelismo,
di favoritismo, c'è il vecchio più disastroso che possa esserci, e lo vediamo da suoi grandi elettori che vengono dalle passate amministrazioni e che portano la responsabilità grave dello stato di degrado, delle condizioni economiche e sociali del nostro paese e dunque della frazione di Panza. È la peggiore espressione di quel potere che ci ha governato sino ad oggi, che poi si ricicla. Oggi viene rappresentato da Francesco Del Deo, ieri venivano rappresentati questi personaggi da altri candidati a sindaci, ma sono sempre loro che cercano di illudere, di confondere le idee, di riconquistare il potere per poterselo spartire, per poter poi portare avanti quella ignobile politica del favoritismo, del clientelismo. Cari cittadini, noi riteniamo che sia giunto il momento, è vero, di una svolta morale, politica per questo nostro comune. E poi abbiamo la lista di Vito Iacono, anche lui un socialista, anche lui compagno di cultura e di partito di Franco Regine e di tutti quelli che si trovavano all'interno dell'amministrazione di Franco Regine. Anche lui fa parte del cartello di governo di quei partiti che a livello nazionale hanno ridotto l'Italia in queste condizioni, che hanno consentito e consentono che a pagare le tasse, è vero, sia sempre la povera gente, i disoccupati, i pensionati, i poveri, ma non quel 60%, non quel 10%, chiedo scusa, del popolo italiano che possiede il 60% della ricchezza nazionale. Allora, come vedete, cari cittadini di Panza, i problemi del nostro paese sono intercomunicanti, interdipendenti coi problemi nazionali. I problemi del comune di Forio non sono avulsi dalla cultura politica e dal dominio dei partiti del nostro paese. Ebbene, se vogliamo che Forio rinasca dalla vergogna sociale e amministrativa in cui è stata ridotta, abbiamo una sola possibilità, quella di uscire fuori da questa cultura, cultura del centrodestra, cultura del centro, cultura politica socialista. Abbiamo sperimentato i socialisti al governo di Forio per tanto tempo. E che cosa ci hanno regalato? Quello che è sotto gli occhi di tutti quanti noi. Un disastro economico, perché l'economia del nostro paese arretra sempre, sempre di più. Un disastro nella viabilità, ad esempio, nella disoccupazione, nelle devianze sociali, nella gestione privata dei beni comunali per arricchire questo o quella ditta, questo o quel favorito a danno di tutta la collettività, cari cittadini. E allora, se vogliamo che il nostro paese rinasca, se vogliamo dare una speranza ai nostri giovani, alle future generazioni, bisogna uscire da questa cultura politica, dal governo di questi partiti. Bisogna portare la classe lavoratrice al governo del paese, cari cittadini. E quando noi parliamo di classe lavoratrice intendiamo gli operai, i pensionati, le casalinghe, gli insegnanti, gli intellettuali, cioè tutti quelli che si alzano al mattino e vanno a lavorare e non vivono di sfruttamento del lavoro altrui. Se mi posso permettere di intromettermi in questo simpatico simarietto fra l'antico e il vecchio, cercherò di rappresentare il nuovo e il diverso. Innanzitutto, cominciando a ringraziare gli amici della Moveo,
questa sera è proprio una bella serata, e va dato merito ai ragazzi della Moveva, non per piaggeria, perché è bello che dei giovani si interessino in questo modo alla vita politica ed amministrativa del paese, pensando che non è necessario per forza essere della partita, essere consiglieri comunali, e loro lo hanno dimostrato anche insieme ai comitati civici che sono nati in questi anni a Panza, insieme alla Proloco, hanno dimostrato che appunto che anche al di fuori del contesto e del dibattito politico ed amministrativo si può svolgere un ruolo importante. Lo hanno fatto in termini di protesta, hanno fatto anche in termini di proposte e di capacità di cose fatte. Ricordo le battaglie fatte insieme, perché voglio ricordare all'amico del Deus, noi i problemi del territorio e della gente non sono quelli che il cittadino ci chiama perché vuole la raccomandazione per andare in ospedale o dobbiamo portare il messaggio di cordoglio e di condoglianze in un lutto. Sono quelli che in questi anni questa frazione ha vissuto, vedendosi privati il diritto allo studio, vedendosi privati il diritto allo sport, con i camion dell'immondizia che hanno violato in maniera irresponsabile il tempio della crescita dei nostri giovani. E noi eravamo al loro fianco, anche con Mimì, devo dare atto, Mimì era al nostro fianco per cercare di recuperare spazi e aree di vivibilità in questa frazione. E oggi è anche la festa della mamma, quindi voglio fare gli auguri a tutte le mamme, ringraziandole di stare qui e scusandoci se occupiamo il loro tempo in una serata magari che avrebbero potuto passare in altro modo. Speriamo di rendere utili anche ed efficaci questo il messaggio che vogliamo dare stasera. Erano i minuti per presentare le nostre iniziative politiche. A me piace puntualizzare che la nostra è un'iniziativa politica che viene da lontano, che viene da anni di lotta, non so a noi come ci consente di chiamarli, gli anni in cui abbiamo fortemente contrastato quella che è stata la pessima amministrazione che dura da decenni in questo paese. Ed è antipatico che il sindaco uscente pensi a passare il testimone a quello che lui ritiene sia già il suo successore, Francesco Del Deo. Lo capiamo benissimo quali sono le ragioni che Francesco tenti di smarcarsi denunciando la schifezza delle strisce blu, quando il principe delle strisce blu e quello delle telecamere è candidato ed è capolista di una delle sue liste. È difficile che riesca a smarcarsi, ed è difficile anche perché noi sappiamo benissimo, perché mentre noi eravamo qui appunto a pagare le cose, io non li ritengo degni di citazione, quindi cercheremo di evitare la personalizzazione della politica, quindi io non li ritengo i tuoi candidati che in maggioranza all'opposizione sono stati complici e protagonisti di questa stagione che ha ridotto il paese in questo stato, non sono degni di citazione. I cittadini sapranno ben leggere i nomi sulle liste e al momento del voto, a sfregio di quella che è l'ultima offesa del sindaco Origine, che è quella di pensare di minare la libertà di scelta del cittadino e di pensare di annunciare già il vincitore della prossima campagna elettorale, è l'ennesima e spero ultima offesa del sindaco Origine. E quindi mentre Del Deo confezionava il pacco per Furio, noi eravamo qui, i nostri cittadini erano costretti a subire le cose che ne stiamo subendo, ma non è tempo di parlare del passato, non c'è tempo di processi. È necessario parlare di programma, di futuro, appunto di quel futuro. Io l'ho detto scherzando, Francesco si è preso il passato, vuole prendersi anche il futuro, vogliamo capire a questo paese e ai giovani di questo paese che cosa ci resta. Noi vogliamo offrire un'occasione di speranza al nostro paese, ai nostri giovani, alle nostre donne, alle nostre anziani, parlando di cose concrete. La nostra lista nasce contro tutte le logiche che ha vissuto il paese nell'epoca preelettorale. C'era una sorta di tendenza a normalizzare il paese. Cioè, bisognava evitare che il Del Deo avesse un avversario. Noi con gli amici del volo abbiamo tenuto la barra dritta, non ci siamo lasciati trascinare in queste trattative, perché Francesco farebbe bene a dire anche il perché tutte queste liste stiano insieme a lui, come si fa a parlare di pacificazione. Noi vogliamo fare la pacificazione del paese, vogliamo contrarre i costi di gestione dell'ente limitando i contenziosi, deve giustificare la presenza di tanti avvocati, di tanti tecnici, di tanti professionisti, di tanti piccoli centri di potere nella sua lista. Noi invece vogliamo lanciare un messaggio di speranza.
siamo a Panza, lo dico ufficialmente, qui riuniremo il primo consiglio comunale che sarà pubblico, fatto in questa piazza, perché da Panza partirà questo segno di riscossa e di riscatto di un progetto politico. Non sono candidato io a sindaco, non sono candidato a consiglieri comunali i miei candidati, sono candidati le idee, i bisogni, le speranze dei nostri cittadini, e quindi è giusto che il primo consiglio comunale si tenga a Panza ed in mezzo alla gente, e poi andremo in tutti i rioni del paese, no, a fare i comizi, ma a fare i consigli comunali recependo direttamente dalla gente le stanze che viene dalla base. E quindi un paese come il nostro, ricco di risorse, ricco di giacimenti culturali, di giacimenti ambientali, territoriali, ricco di risorse umane, di intelligenze, di sensibilità, di competenze, può mettere in campo un piano strategico che possa dare certezza per un futuro migliore e diverso al nostro paese. Grazie. Bene, allora a questo punto iniziamo con le domande e se volete io altererei un po' l'ordine, nel senso che a questo punto iniziamo con Mimì, poi viene Vito e il terzo è Francesco, così nel frattempo si allena. No, allora vorrei evitare nei limiti del possibile il contraddittorio, perché già siamo abbastanza fuori con i tempi, quindi starei al programma nei termini in cui è possibile rispettarlo, altrimenti bruciamo i tempi. La prima domanda è: come pensate di risolvere il drammatico problema delle demolizioni nel quadro di un più generale risanamento ambientale e paesaggistico? Mimì, 2 minuti. I cittadini di Forio, di Panza, dell'intera isola d'Ischia e anche oltre l'isola d'Ischia sanno che io personalmente, assieme al mio partito e ai miei compagni, siamo stati gli artefici da 5 anni su una battaglia di civiltà, cioè il diritto alla casa e contro l'abbattimento dell'abusivismo di necessità. Tanti cittadini di Panza, anche qui presenti questa sera, che hanno partecipato alle manifestazioni che sono state indette, è stata una rivendicazione di carattere umano, sociale, civile, perché è barbaro da parte di uno Stato, di un potere politico formato a Roma da tutti i partiti rappresentati nella lista di Francesco Del Deo e anche di Vito Iacono, è vero? Un Parlamento che non ha inteso intervenire per evitare il dramma a decine se non centinaia di famiglie della nostra isola, a decine sono stati gli abbattimenti, per cui noi siamo stati i protagonisti, ne siamo fieri e orgogliosi, e ci fa piacere che finalmente qualcosa pare stia cambiando nelle forze politiche oggi presenti in Parlamento, e dunque noi ci aspettiamo una legge che introduca immediatamente una moratoria negli abbattimenti e poi la soluzione definitiva del problema, cioè nessuna casa di necessità deve più andare a terra, ma bisogna colpire, semmai acquisendo al patrimonio comunale, la grande speculazione edilizia che ha fatto i suoi affari. E dunque noi diciamo che l'abusivismo di necessità può essere recuperato anche con certi accorgimenti, ma certamente non gravando ancora economicamente sulle famiglie che già hanno pagato il terzo condono salatissimo. Non si può chiedere altri soldi a queste famiglie per semmai introdurre dei nuovi elementi di abbellimento o di mascheramento dell'abuso realizzato. Io mi gioco il primo jolly
sulle nostre proposte per Panza. Noi abbiamo proposto un programma che tutti i cittadini possono leggere. A mezzogiorno nel nostro comizio abbiamo distribuito la sintesi di questo programma. Noi per Panza, questa è una battaglia che io porto avanti da decenni, i cittadini che mi conoscono lo sanno. Noi vorremmo costituire un consiglio di frazione per Panza eletto direttamente dai cittadini, e il consiglio comunale e la giunta dovranno tener conto delle indicazioni, delle decisioni dei panzesi per quanto concerne tutti i problemi sociali del loro territorio. Secondo, il municipio deve essere subito riaperto a Panza. È vergognoso e intollerabile che il municipio di Panza rimanga chiuso e che i panzesi siano costretti a recarsi a Forio per il disbrigo delle proprie pratiche. Così come bisogna ripristinare il servizio automobilistico interno alla frazione di Panza. Anche qui è stata una vergogna che l'amministrazione Regine non si è interessata su questo problema. Il risanamento del rione Zerbi dopo 130 anni dal terremoto del 1883, noi riteniamo che finalmente da parte di un'amministrazione comunale sia giunto il momento, è vero, per risanare questo quartiere e dunque rispettare chi vi abita. Noi pensiamo a un centro culturale per Panza, semmai da realizzare all'interno dell'attuale scuola elementare, costruendo un edificio nuovo per la scuola elementare, per quella materna e per l'asilo nido qui nella frazione di Panza. Noi ci batteremo per estendere il wifi su tutto il territorio comunale, che sarebbe la linea ADSL per internet gratuita per tutte le famiglie foriane, in modo particolare per i giovani e anche per lo sviluppo delle nuove tecnologie. Sostegno, noi ci batteremo per sostenere le microimprese, le piccole imprese familiari, agricole, artigiani, commerciali, della pesca e del turismo, per creare un nuovo sviluppo economico e per creare nuova occupazione per i giovani. La valorizzazione del centro storico anche con visite guidate, favorire la nascita di cooperative, di una politica di cooperazione tra i giovani, tra i disoccupati, per creare nuova occupazione, così come riteniamo che bisogna puntare alla creazione di aziende di agroturismo, in modo particolare sul territorio della frazione di Panza, questo tutto per affrontare e cercare di dare risposte al dramma della disoccupazione dei giovani in modo particolare. Così come bisognerà riprendere la politica della sentieristica per percorsi guidati per i turisti, anche qui si possono creare nuove opportunità di lavoro. E poi la geotermia, cari cittadini, questa grande e potenziale risorsa energetica che potrebbe essere utilizzata per il riscaldamento in agricoltura, in serre. Chi non ricorda di voi l'ex Safen giù a Citara, i soffioni di Montecorvo, ma anche qui proprio a fianco al campo sportivo di Panza. Ebbene, queste sono le proposte concrete che noi in modo particolare per Panza abbiamo nel nostro programma e che intendiamo portare avanti se saremo eletti ad amministrare Forio, e anche se ci daranno i foriani, i panzesi, solo la possibilità di entrare quanti più numerosi possibile all'interno del Consiglio Comunale per portare avanti una opposizione vera a difesa dei diritti, delle aspirazioni, dell'avvenire delle nuove generazioni. L'ho fatto di proposito. In molti casi voi anticipate delle risposte a dei temi che noi vorremmo trattare successivamente. Quindi io vi inviterei al limite a stare un po', poiché le domande le avete ricevute tutte, a stare un po' più nel tema specifico. Non voglio limitare, ripeto, il dibattito, però
e per renderlo solo più funzionale, non c'ho nessun altro, perché poi man mano che i minuti vengono bruciati probabilmente bruciamo pure una parte dell'iniziativa e delle domande che verranno. Per il momento diciamo eri stato il più virtuoso, ma adesso ti sei bruciato già due giorni. Va bene, Vito. Ho preferito parlare dei problemi. No, se mi consenti ripetere la domanda, perché poi io rispetto molto l'ordine delle domande, anche perché c'è una ragione. No, sì, perché sembra, non è un comizio, non sono spot elettorali, per cui le proposte se le anticipiamo poi insomma, diventiamo più credibili rispetto agli altri. Era stato proposto un tema molto delicato, che è quello di quali iniziative, quindi lo ripeto, ti prego di non contare questi minuti perché magari l'uditorio lo ha dimenticato, la questione annosa degli abbattimenti, che non può essere solo limitata ad una lettura in difesa di chi è destinatario dell'ordine di abbattimento. Questo territorio avrebbe avuto bisogno da decenni di una regolamentazione dal punto di vista di sostenibilità ambientale del territorio, un territorio che soffre costantemente di gravi rischi dal punto di vista idrogeologico e dell'abbandono dell'area pedemontana. E quindi la questione non può prescindere dall'esigenza di sviluppare un piano urbanistico comunale e ancora di più un piano di dettaglio, che non è l'ennesima occasione clientelare per cui ognuno poi va a delimitare l'area dove ci sta la casa del potenziale amico elettore per in qualche modo acquisire il voto. La programmazione del territorio è un fatto importante che serve anche a condividere con gli enti sovracomunali, ma ancora di più con la magistratura, l'opportunità di verificare la ineluttabilità degli ordini cronologici per gli abbattimenti, ma di salvaguardare dei criteri che in qualche modo, almeno in una fase in cui speriamo il legislatore riveda alcune sue visioni un po' ristrette, si possa ottenere la possibilità che le prime case venga rimandato l'abbattimento della prima casa, perché poi il problema dell'abbattimento della casa non è che limita poi il diritto alla casa di chi è destinatario di un dramma, il problema è esattamente questo, che in questo paese chi ha vissuto il dramma dell'abbattimento della prima casa non ha avuto vicino le forze politiche e l'amministrazione per trovare soluzione al diritto alla casa, e quindi ritengo che non si possa prescindere dall'esigenza di un piano territoriale rispetto al quale sono 40 anni, ci si è lavorato ma spesso non si è mai riuscito a portarlo in porto, e pianificare il territorio significa garantire il diritto alla casa ma anche garantire per il territorio una sostenibilità, che, e questo è un elemento imprescindibile quando vogliamo parlare di un futuro credibile per le nostre generazioni. Grazie. Perfetto. Su questo argomento devo parlare un attimo. Comunque procuratevi qualche ombrello, perché stasera sicuramente se piove colpa di Francesco Del Deo. Io sono assente dall'amministrazione del comune da 20 anni. E vengo citato come se fossi dunque l'ultimo amministratore. Capisco bene che aumentare poco volume perché mi sento anch'io. Capisco bene che sono il più attaccato, perché in questo momento sono il più forte, perché probabilmente ci sono state persone che in modo fallimentare hanno tentato di mettere in piedi più liste. E non dico uno dei primi a girare tutto l'arco costituzionale è stato proprio dunque Vito Iacono, è stato quello lì che ha cercato di far fare, di andare prima con Antonio Trofo, prima con Nicolella, poi con gli altri, alla fine è stato costretto a raccapezzare una lista per poter fare dunque qualcosa. Giustamente Mimì nelle sue citazioni cita sempre la colpa del centro-destra, del centro, ma non cita mai il centro-sinistra, che in Italia ha amministrato dunque l'Italia, ha amministrato Forio per tanti anni. Non ha niente a che fare con il centro-sinistra. Vabbè, però stranamente non l'hai citato, Mimì. No, non l'hai, no. Guarda, se questa registrazione la vuoi. No, Mimì, e i danni a te pazienza ti ascoltare, insomma io capisco la cosa. Allora io dico questo. No, io non lo metto. Quindi dunque, stranamente sta cosa, Francesco Alde, io ti ringrazio per la propaganda che mi è stata fatta. Ma io dico questo, mi sono reso conto questa sera. Non date un voto inutile, perché un voto a Mimì Savio, un voto a Viti Agne diventa un voto inutile, diventa un voto soltanto che
creerà dei problemi non all'amministrazione, ma creerà dei problemi a Forio. Io ho visto che fino adesso non hanno fatto proposte, mi ha parlato di sostegno alle piccole imprese, di creazione di agroturismo. Questo è facile dirlo, noi invece diciamo pure come vogliamo realizzare queste cose. Questo bisogna dire, perché io posso dire che faccio l'auditorium, che faccio la piscina, io devo dire come voglio realizzare queste cose. Per quanto riguarda l'abusivismo edilizio, mi sembra che non è stato fatto riferimento a nessun riferimento alla legge. Cioè la giurisprudenza amministrativa, proprio per Forio, ha reso numerose sentenze in cui ha precisato che i fabbricati oggetto di domanda di condono edilizio, ai sensi anche della legge 326 del 2003, ritiene che le demolizioni non siano eseguibili fino al momento in cui il Comune non abbia esaminato le domande di condono edilizio. Allora che cosa significa questo? Cioè ne andiamo in modo dunque concreto, un facimmi di chiacchiere. Perché non sono abituato, perché sono solo che abituato a fare dunque l'imprenditore. E volevo fare una parentesi, nella nostra lista ci stanno lavoratori, studenti, artigiani, cioè è piena di queste persone, ci sarà pure dopo qualche avvocato. Io il sindaco Vito lo potevo fare anche con Franco Regine, che mi è venuto a pregare, presente c'era Michele Regine e Gianni Matarese, e ho detto che chiaramente la nostra era un movimento in contrapposizione a questa amministrazione e ai componenti di questa amministrazione, e questo ci ha dato ragione, la chiarezza fino all'ultimo, tant'è vero che c'erano persone dell'attuale amministrazione che volevano entrare e non le abbiamo dunque fatte entrare. Poi non ho capito il fatto delle telecamere e delle strisce blu della vecchia amministrazione, abbiamo detto dall'inizio che potevano essere prese soltanto alcune persone. Mena Malfitano non è responsabile delle strisce blu, Vito Iacono non è responsabile delle strisce blu, chi c'è? Stani Verde non è responsabile né delle telecamere né delle strisce blu. Cioè abbiamo preso soltanto quella parte che diciamo si è mantenuta lontana da un tipo di gestione del comune di Forì. Allora che cosa bisogna fare per le demolizioni? Non bisogna fare le chiacchiere, bisogna creare un dialogo con la procura, bisogna dire se il tribunale amministrativo ha detto con dispositivi facendo proprio riferimento a Forio che le demolizioni non possono essere fatte fino a quando il condono non viene esaminato, io non riesco a capire perché qua dunque parliamo della prima casa, seconda casa. Io credo che tutto quello che c'è dunque vada salvaguardato tutto, non vada salvaguardato solo la prima casa, perché chi è riuscito a fare anche una seconda casa investendo e mettendo i soldi in circolazione ha diritto a mantenere anche questa seconda casa, perché comunque ha creato dunque economia, e se rientra nei parametri di legge che può essere sanata, deve essere sanata. La legge dell'8 febbraio del 99 ha approvato il piano paesistico dell'isola d'Ischia, un piano che prevede che se si fa l'approvazione del piano di dettaglio possono essere rilasciati condoni edilizi. Noi stiamo già dunque lavorando dunque per queste cose, questa dunque è la verità. Noi non è che ci dobbiamo, cerchiamo di fare delle proposte ognuno e integrare, perché se siamo qua sopra a farci la guerra, Francesco Del Deo, io quando ho detto che faccio parte dell'antica per mettere a disposizione le mie esperienze con i giovani. Solo per una questione di equilibrio nei confronti anche degli altri. Sì, ho finito. Quindi ad un certo punto noi invece dobbiamo fare delle proposte. Io ho detto già che nel momento in cui siederemo in consiglio dunque comunale, e ho detto che dobbiamo proprio, cioè deve essere un tutt'uno. Non, qui è inutile, il disastro di Forio, il disastro di Panza è sotto gli occhi di tutti. Facciamo invece delle proposte concrete tutti insieme, lavoriamo concretamente, non vi preoccupate Francesco Del Deo, capisco che è il più forte e quindi deve essere il più dunque combattuto, però dico lavoriamo insieme per Forio, per Panza, lavoriamo per i giovani, perché a questi giovani è stata tolta la speranza. Solo il terribile evento che si è verificato dunque qualche giorno fa, che mi sta a cuore perché è una famiglia che conosco personalmente, è un ragazzo che conosco personalmente, quello è un ragazzo che ha perso la speranza. Francesco, ecco il perché si verifica questo. Allora, scusate. Allora, scusate. Anche forze politiche, non scusate. Faccio mai, cioè, ma non sono iscritte, mancano partite, scusate, quale forza politica scusate. 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 Allora, a livello nazionale a chi voti? Dillo pubblicamente. Per favore, allora,
Allora, noi ci siamo sforzati di organizzare questo dibattito nella maniera più costruttiva e produttiva possibile, però stiamo slittando molto con i tempi, molto spesso le risposte non sono strettamente attinenti alle domande. Capisco che bisogna essere flessibili, però attualmente già Francesco Francesco si è già bruciato tutti i giorni finora. E Vito è stato quello più, sinceramente, quello più nei tempi. Inviterei tutti a rispettare i tempi, perché sennò non ce la facciamo. Adesso la seconda domanda: come pensate di risolvere l'emergenza rifiuti in relazione al sistema di raccolta, trasferimento e smaltimento finale? Adesso ho capito. Cercherò, anche se ci vuole molta pazienza, a rispettare l'ordine delle domande, che è diventata veramente una cosa improponibile sul piano anche della dignità di interlocuzione, perché poi tra l'altro si introducono elementi di voto inutile e utile in un dibattito in cui i ragazzi della Morea ci hanno chiesto di parlare delle cose che vogliamo fare per il nostro paese, delle cose che vogliamo fare per il nostro paese, e sulla capacità e sulla concretezza delle nostre proposte, sulle capacità attuative. Tu forse veramente manchi da tempo, perché nonostante le sentenze che tu hai citato per gli abbattimenti, mentre tu eri altrove, purtroppo le case sono andate giù a Forio e sulla nostra isola, e quindi quando abbiamo chiesto che è necessario recuperare un rapporto sereno con la magistratura, non cercando le scorciatoie degli articoli 9 o di svincolare, e molti sono candidati con te, dietro il voto segreto per non impegnare il bilancio comunale per abbattere le case, significa esattamente questo: recuperare serenità con chi, nel rispetto dei propri ruoli, ha abbattuto le case del nostro paese e tu non c'eri. E il ragionamento è esattamente nella dire e tu non c'eri. Allora ti sfugge che la sentenza del TAR non è stata applicata, e per quanto riguarda gli aspetti, e quindi noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo con proposte concrete, recuperando concretezza nella interlocuzione della magistratura nel rispetto dei ruoli, senza demagogia e senza populismo di cui stiamo abusando stasera. Detto questo, la questione rifiuti è una questione importante, anche qui ci proponiamo con concretezza, perché sono proposte che abbiamo fatto negli ultimi decenni. È chiaro che se si fosse fatto una differenziata seria nel nostro comune, oggi non saremmo dove siamo. Noi siamo quelli che abbiamo posto in tempi non sospetti che recuperare il compostaggio domestico, quello agricolo, facendo studi scientifici sulle quantità di umido prodotti dall'isola d'Ischia e su quanti terreni sono necessari per smaltire il compost derivante dalla produzione del compost, e quanto questo avrebbe abbattuto il costo di smaltimento e di gestione del servizio. Come noi sicuramente non devieremo rispetto alla responsabilità di individuare con urgenza un'area adeguata per la gestione dell'attività di trasferenza dei rifiuti, con una differenziata, sicuramente dicendo no in maniera decisa a quella volgare e violenta scelta di ZAR, come diciamo no all'immondizia da trasferenza sui lungomari di Forio o sopra Cava dell'Isola o sopra la Baia di Citaro, davanti alle strutture sportive o dentro alle strutture sportive. Certo, però noi vediamo il cittadino protagonista di un nuovo e diverso modello di gestione del servizio, abbattendo così radicalmente con questo modello il costo di gestione. Però facciamo anche i conti con un contratto di appalto che è stato affidato da poco a una ditta privata che sicuramente non frequenta casa mia, rispetto alla quale dobbiamo andare a verificare se quel contratto di appalto ha una sua legittimità, che noi mettiamo in discussione, visto che deriva da una sentenza del TAR che non mi risulta che è stata appellata al Consiglio di Stato, e per cui dobbiamo dire con onestà e con verità ai cittadini
che sarà difficile abbassare il costo di smaltimento dei rifiuti se non si mette mano con coraggio a quei contratti che i tuoi alleati hanno posto in essere da qui a qualche mese. Detto questo, rispetto ai rifiuti non si può prescindere ancora ad un rapporto di collaborazione complessivo con tutta l'isola d'Ischia. Non è possibile che ogni comune abbia le sue aree di trasferenza e le sue aree di stoccaggio, ogni comune dovrà ospitare il singolo materiale, che deve rappresentare una risorsa non per l'impresa che gestisce il servizio, ma per il cittadino, attuando in maniera debita le convenzioni con il CONAI. Per cui, e poi anche questo nell'immediato, in 30 giorni noi siamo in grado di mettere in piedi questo piano di gestione dei rifiuti, poi nel medio lungo termine, anche con l'ausilio di competenze importanti, e Angelo D'Abbundo ne rappresenta una, si può pensare ad un modello innovativo di gestione dei rifiuti anche sull'isola d'Ischia, ma nell'immediato, in prossimità siamo già dentro alla stagione estiva, dobbiamo assolutamente mettere in piedi un sistema che tolga lo sconcio di Zara e delle altre aree di trasparenza e di gestione e mette in condizioni il cittadino gradualmente di rientrare nei limiti di una tassa che sia adeguata al servizio che gli viene offerto. Grazie. Che parlavamo della differenziata, giusto? Allora, per quanto riguarda il discorso della differenziata, vedi, noi ci troviamo d'accordo su tante cose. Allora, noi abbiamo detto che praticamente già abbiamo fatto un incontro ieri dove c'erano due persone nostre che si stanno dedicando a questo tema. La differenziata logicamente è una cosa che va messa in campo subito, ma va messa in campo cercando pure di recuperare ricchezza da questa differenziata. Per quanto riguarda poi i contratti con le imprese, con l'impresa che svolge il servizio, io penso che vanno impugnati tutti i contratti e vedere un poco quali sono le condizioni e cercare di migliorare quelle condizioni. Va rivisto il contratto del Green Flash, va rivisto il contratto delle strisce blu, va rivisto il contratto con l'impresa diciamo che ha in appalto il servizio dei rifiuti. Come dobbiamo affrontare subito questa situazione? Sicuramente quella di Punta Caruso è uno sconcio dunque macroscopico, perché è intollerabile che si possa, diciamo, fare uno stazionamento a Punta Caruso oppure su Cava dell'Isola oppure nel campo sportivo dunque di Panz, e vedo che su questo ci troviamo dunque d'accordo. Noi infatti dobbiamo pensare anche ad un piano immediato, perché quanto prima le discariche a Napoli avranno sempre di più problemi, e ho sentito dire già che quest'estate probabilmente qualche discarica all'improvviso ce la troveremo chiusa, per cui i nostri camion andranno a Napoli, non riusciranno a scaricare e quindi non verranno a fare più dunque la raccolta del giorno dopo. Noi dobbiamo cercare di attrezzarci, perché qui purtroppo in 20 anni non hanno mai pensato a questo problema dei rifiuti. Io dico sempre che noi dobbiamo fare le opere in convenzione col cittadino, perché se io la spazzatura la porto da Angelo D'Abbundo, Angelo sicuramente mi fa le barricate, e giustamente. Se la si porta da me, gli faccio le barricate, e giustamente. Se invece cominciamo a ragionare diversamente, non so, Tizio c'ha un sito allo Scendone, allora diciamo, guarda, noi ti mandiamo tutto il vetro è roba pulita, credo. Facciamo insieme le attrezzature per poter triturare il vetro e portarlo poi alle vetrerie, cosa che già dunque abbiamo visto è possibile ottenere anche dei finanziamenti, perché col CONAI ci abbiamo parlato ieri. Poi andiamo in un altro sito, non so, un altro ha un capannone qui a Campodese, guarda che ti mandiamo tutta la plastica è roba pulita, compriamo le attrezzature per, diciamo, triturare questa plastica e poi venderla, troviamo un altro, cioè se noi cominciamo a dislocare, alla fine l'umido che rimane sarà pochissimo, sarà un camion al giorno che va a Napoli. Poi potremo attrezzarci col discorso del compostaggio. Il compostaggio purtroppo io ho visto che è la parte più dura da poter
risolvere, perché ne parlavamo ieri con questi esperti che sono venuti da Trento, perché siccome Ischia in molte zone è dichiarata zona rossa, diventa quasi impossibile poterlo fare, salvo attrezzarsi in un certo modo. Sicuramente non riusciremo, perché noi come amministrazione, come consiglio comunale, quindi ci insedieremo non prima di metà giugno, per cui siamo già in estate inoltrata, però ci dobbiamo attrezzare subito per vedere di avviare questo discorso entro la fine dell'anno. Per l'anno prossimo noi dobbiamo riuscire a trovare dunque questa soluzione, perché noi riducendo i volumi significa ridurre i costi. Oggi far partire una cosa come 5-6 camion al giorno, noi significa già togliere, ogni camion viene a costare sulle 500 euro, mi dicevano, cioè ridurli a un camion solo significa togliere 1600 euro, 1700 euro al giorno, che sono soldi e sono tanti soldi. Noi se facciamo i tagli e troviamo le soluzioni, il cittadino sicuramente dunque pagherà dunque molto, molto di meno, e quindi su questi temi ci dobbiamo misurare con la realtà, non è che ci dobbiamo misurare dunque fra noi, insieme questo, dobbiamo cercare di trovare questa soluzione. Mi spiace, ma bruciato nato giorno. Ha già iso. Mimì, no, ma lui adesso si è bruciato. Io ho ancora due giorni. Allora io vorrei chiedere a Francesco Del Deo, qualora dovesse essere eletto sindaco, se continuerà a fare gli abbattimenti della casa della povera gente coi soldi del comune oppure no, rispondendo no agli ordini eventuali della Procura della Repubblica. Rispondo no, e ho detto già il perché. Allora scusate, ripeto, dobbiamo essere d'accordo nel rispettare le regole, perché se facciamo contraddittorio, io capisco che però è una premessa ma è anche una provocazione, quindi allora la domanda è attinente ai rifiuti. La conosco, però una cosa la devo dire: se in questo momento il comune di Forio esaminasse le domande del terzo condono, non potrebbero che essere bocciate tutte, perché la legge 326 del 2003 non prevede condono nelle aree sottoposte a vincolo paesistico come l'isola d'Ischia. Perciò, Franco, non prendiamo in giro i cittadini su questo fronte. Allora, rientro nella domanda. Rientro nella domanda. No, le chiacchiere sono quelle che dici tu. I fatti sono che se non si modifica la legge 326, è vero, le case vanno a terra. Per favore, cerchiamo di fare un... Allora, per favore, stiamo al regolamento, altrimenti non arriviamo a nessuna conclusione. Mimì, eri stato il più rispettoso, per favore, continua per come avevi iniziato. Quello che ho detto è incontestabile, mi fermo qui. Dunque, noi siamo, sì, ci vuole una legge del Parlamento, tutto il resto sono chiacchiere e presi in giro dei cittadini. Allora, noi diciamo che il servizio di nettezza urbana deve essere gestito in economia e direttamente dal comune. Basta affari privati sulla raccolta della nettezza urbana. Noi siamo per portare la differenziata al 100% e quel poco che rimane di trasformarlo in compostaggio dell'umido, da poter utilizzare questo concime prezioso nell'agricoltura della nostra isola. Diciamo che la trasferenza, l'area di trasferenza non deve andare a Punta Caruso, e noi assieme ai cittadini di Panza e di Forio vorremmo individuare un'area adatta, lontana dalle abitazioni, che non danneggi altri interessi sociali.
per quanto concerne il Green Flash, noi non intendiamo rivedere il contratto, ma attiveremo tutte le iniziative possibili da sindaco, dall'opposizione, per disdire quel contratto, per risparmiare oltre 200.000 euro all'anno e destinarli per risolvere dei primari problemi sociali del nostro paese. Bene. Questo giorno quando mi sono mangiato. Metà. Vabbè, allora.